Buongiorno, allora, oggi vorrei farvi il tutorial di questo orecchino qua. Eccolo qua. E lo faccio in collaborazione con la BB Craft perché mi hanno mandato questi perni qua. Ho deciso di utilizzare questi perni qua. Allora, li metto a fuoco. Chi avrà visto questo video di quest'estate e sono indietro anche con loro e nulla, passiamo direttamente ai materiali. Allora, vi serve un 78 mm, le 15-0, le 11-0 e le 8-0, qualche 8-0. Le Super Duo e le Helios e Bicono da 4 mm. Allora, sistemo il materiale e inizio a fare il tutorial. Allora, dobbiamo inserire sull'ago. Se si mette a fuoco, perché non mette a fuoco? Allora, una 8-0 alternata a 3-11 per 4 volte. Per 4 volte, vedete? Così. Ok, eccomi qua. Una volta inserite, andiamo a chiudere al cerchio. Qua. E faccio un paio di nodini. Ora che ho fatto un paio di nodini, mi porto avanti alla lavorazione e faccio un altro nodino prima della 8-0, così stringo la lavorazione meglio e la rendo più sicura. Facciamo un altro nodino. Ora mi porto ad uscire da una 8-0. Dicevo, mi porto ad uscire da una 8-0. Lo metto a fuoco? Perché lo metto a fuoco? Ecco qua. E metto 5 rocaille 11-0 sull'ago e vado a inserirmi nella 8-0 successiva. Eccomi qua. Altre 5 rocaille 11-0. Sta 8-0 e mi inserisco nell'altra 8-0 successiva. Non riesco perché. Ok. Eccomi qua. Continuo così per tutto il giro. Ora mi porto ad uscire dalla terza rocaille qua. Vedete? Eccomi qua. Mi porto ad uscire dal terza rocaille.
qua inserisco 2 undici e vado a inserirmi con l'ago nella prossima rocaia centrale del prossimo gruppetto. Ok, inizio a stringere, prendo altre 2 rocaille 11 e vado a inserirmi nel prossimo gruppetto nella rocaille centrale. Altre 2 11 e vado a inserirmi nella rocaille centrale e altre 2 11. E passo attraverso anche le altre rocaille, non stringo per niente, inserisco il chaton a testa in giù e inizio a stringere la lavorazione. Vedete? E passo attraverso le rocaille. Ripasso un paio di volte nella lavorazione per stringere bene. E ci portiamo ad uscire da una. Aspetta un attimo che controllo. Ups. Da una 8-0. Ora vado a inserire una 11, 3 super duo e un'altra 11 e mi inserisco nella prossima 8-0. Continuo una 11, 3 super duo e un'altra 11 e mi porto ad entrare nella prossima 8-0. Continuo così per tutto il giro. Ora mi porto ad uscire dal foro alto di una super duo. Eccomi qua. Inserisco una super duo in mezzo alle due super duo. Un'altra super duo in mezzo alle due super duo. Qua invece vado e prendo, scusate ragazzi, ma c'ho la spina in gola, la stagione. Allora, vado a prendere qua una Helios, così inserisco una 11, una 8-0 e una 11. Eccomi qua, porto la fine al filo, mi inserisco nel secondo foro della Helios e se riesco nel, oh, bravo, sono riuscita, nel foro superiore della prossima super duo. Eccomi qua. Qua continuo a fare una super duo, in mezzo ai due super duo. Un'altra super duo in mezzo alle altre due. Poi qui sotto, dove non c'è nulla, mettiamo una Helios come prima. Una
8-0 e una Helios, una 11-0, una 8-0 e una 11-0. E andiamo a... Entriamo nel secondo foro della Helios e nel foro della Super Duo successiva. Siamo un attimino con le mani. Niente, continuate così per tutto il giro. Allora, ora mi porta ad uscire dal foro basso della Super Duo. Giro lavoro per comodità. E mi porta ad entrare nel secondo foro della Super Duo. Qua, in mezzo alle due Super Duo, mettiamo un bicono. Eccomi qua. Qua invece mettiamo 3 11 e ci inseriamo in tutte le rocaille sopra la Helios. Qua altre 3 rocaille e ci inseriamo nella Super Duo. Qua inseriamo un bicono. E poi ricominciamo con le 3 rocaille. 11-0. Eccomi qua. Qua altre 3 rocaille. 11-0. E qua un bicono da 4 mm. Continuo così per tutto il giro. Allora, ora ho finito di fare il giro. Mi porto ad uscire da un Super Duo che va verso la Helios. Inserisco sul lago 7 rocaille 15, 5, 6, 7. E vado a inserirmi nella 110 qua sotto. Vedete? Nella 110 qui sotto. Tiro il filo. Qua c'è un piccolo spazio, quindi metto una 15 e poi vado a mi inserisco nella 110 prima delle Super Duo, vedete? Eccomi qua. Ora metto altre 7 rocaille. 15. Eccomi qua. E mi inserisco nella Super Duo. Ecco qua. Ora attraverso anche il bicono e la Super Duo mi porto ad uscire dal Super Duo per fare una nuova decorazione. Mi porto ad uscire dalla Super Duo, inserisco 7 rocaille quindi sul lago e mi inserisco nella 11 che sta qui sotto le Super Duo, vedete? Qua inserisco un'altra 15 e vado nel foro nella 11. Vado nella 11 successiva. Ancora 7 rocaille. E vado nella Super Duo. Continuate così per tutto il giro. Perché mi si è ingrippugliato il filo. Ok.
sistematelo un attimo con le mani. Questo secondo me è il posto più locale. Va bene. Cominciamo avanti così per tutto il giro. Ora, se voi preferite lasciarlo così piccolino, io ho optato per aggiungere un altro pezzo, sino qua. Se voi volete lasciarlo così piccolino, fate tranquillamente qua un capietto per la monachella e a posto, d'orecchino piccolino così, portabilissimo anche ora con la mascherina. E nulla, io sto continuo a fare il tutorial per farvi vedere quel pezzettino lì. Inserisco 2, 11, 3 super 2 e altre 2, 11. Ok? E mi inserisco nel bicono. Scusa, dal bicono mi inserisco di nuovo nel bicono. Eccomi qua. Ok, ora mi porto ad uscire dalle due locale e inserisco 3, 15. Mi inserisco nel foro superiore della Super Duo. Qua tra le due Super Duo inserisco un'altra Super Duo. E qua inserisco un'altra super duo. Qua invece metto 3,11 e vado nelle locali sotto nel bicono, poi andrò nel bicono. Date, non passa nel bicono. Perché non passa? Oh. Allora. Ora mi porto ad uscire dalle tre locali che ho 15 che ho messo qua, vedete? E inserisco altre 3. Qua invece vado a inserire una 11, un bicono e una 11 e mi inserisco nel foro superiore della seconda super duo. Qua invece inserisco 3, 3, 15 e scendo nelle rocaille. Non so cosa sto combinando Aiden, però secondo me è meglio che vado a vedere. Scusate, ma c'era mio figlio che si trovava con la lampada. Con la lampada. Ok, ora passiamo di nuovo nel bicono. Però stavolta di beccare il buco. No. Oh, ma che è? Ok. E ci portiamo di nuovo su. Ora mi porto ad uscire dal bicono e inserisco 5, 5, 11, 0. Rientro nel bicono. Vado nella terza locale. E inserisco altre 5 locali 15. Rientro nella perlina nella locale dalla quale sono uscita. Faccio un secondo giro di sicurezza.
Il nostro echino è finito. Li passo con i locali, poi li passo nel bicone. Ora andrò a chiudere il lavoro e a mettere il perno. Sono semplici, carini, d'effetto, a me piacciono tantissimo. Poi il colore è il mio preferito, quindi perché no? Bellissimi. Grazie per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!